Bentornati, torno oggi con un nuovo video haul di un ordine che ho fatto su Lookfantastic. Avrete capito ultimamente che sono in perfetta armonia con Lookfantastic. Da quando l'ho scoperto non faccio altro che ordinare, che acquistare, che abbonarmi alle box. Praticamente sto andando alla rovina con Lookfantastic, però è più forte di me. Ha un sacco di cose che mi piacciono, un sacco di prodotti che mi piacciono davvero tanto, quindi io sono abbastanza ultimamente in fissa con Lookfantastic. Allora, è un pacco che aspettavo da un po', vabbè, chiaramente sappiamo benissimo che qualche ritardo in più c'è, però alla fine, per fortuna, bene o male, ci ha messo circa una settimana, ma neanche. Il pacchettino è questo qui, il classico pacchettino di Lookfantastic, e andiamo subito a vedere, non perdiamo tempo, quello che ho acquistato. Allora, ho fatto un ordine, qui vi faccio vedere quello che si intravede, in realtà sotto ci sono altre cose. Allora, ho voluto prendere, perché ero curiosa di provarlo, il mascara di Lancôme, il Mr. Big. Allora, c'era l'offerta, ho preso la versione full size e la versione mini size. Ero molto curiosa di provare questo mascara, in realtà è uscito credo l'anno scorso, però ero un sacco curiosa e quindi ho detto va bene. In più c'era l'offerta prendendo questo, diciamo, questo pacchettino. E costava anche meno, cioè praticamente prendendoli entrambi avevo praticamente lo stesso prezzo della full size, quindi mi conveniva e li ho presi entrambi. Sapete che io quando acquisto i mascara provo sempre le mini size prima di affrettarmi, però questa offerta mi sembrava vantaggiosa, quindi ho detto va bene, lo provo. Vediamo un po' anche lo scovolino com'è, lo vediamo di entrambi, sia la versione full size che la versione mini size. Lo scovolino è questo qui. Quindi abbastanza classico, neanche troppo cicciotto, non è clessidra come il tipo il mascara, i mascara di Too Faced, che quelli lì sono di solito, hanno questo scovolino un po' clessidra. E vediamo anche lo scovolino della mini size, vabbè lo stesso chiaramente, però ve lo faccio vedere. E non so quanti milligrammi e quanto prodotto ci sia all'interno. Ah, 4 ml in quella nella mini size, e nel formato full size all'interno ci sono, non è chiaro, 10 ml. Comunque trovo che insomma l'offerta era valida, tipo ho pagato tutto il pacco, cioè la full e la mini 24 euro, si vendevano in questo pacchettino. Vedremo un po', di questo non so dirvi, anzi in realtà ho intenzione di fare un video recensione su i mascara più in voga nel momento, quindi tra cui lui, quello di Benefit, quello di NARS, insomma se vi interessa scrivetemelo nei commenti che insomma cercherò di accontentarvi. Poi ho preso delle maschere in tessuto chiaramente immancabili. Ogni volta che io acquisto da Lookfantastic 2-3 maschere ce le ficco sempre. E ho preso queste due. Allora, ho preso questa qui della Olica Olica. Entrambe sono della Olica Olica. Queste due, questa qui al collagene. La Skin Mask Sheet Collagen, quindi al collagene. Questa qui invece mi dice solo perle, quindi dovrebbe dare lucentezza al viso. Questa qui non lo so esattamente, perché chiaramente essendo scritto tutto in coreano, però dovrebbe andare un po' a levigare, a appiallare un po', quindi male non ci fa. Sempre di skincare avevo necessariamente bisogno di una scrub esfoliante per il viso e ho preso questo scrub di questa azienda, la Nip più Fab, ed è, in realtà non conosco questa azienda, non la conoscevo, l'ho trovata, insomma mi è sembrata valida, ho visto anche un po' di recensioni e l'ho voluta provare, non l'ho mai provata, ed è uno scrub all'acido glicolico, quindi che dovrebbe andare anche un po', sia credo, a ridurre un po' i pori, a levigare un po' la pelle, a purificare un po' la pelle. Io non ho grandi esigenze per quanto riguarda gli scrub, però insomma l'importante è che non sia troppo aggressivo. E vediamo un po' la profumazione, è una profumazione abbastanza fresca, da 75 ml, mi dice triplazione, quindi andremo a vedere. Tra l'altro c'è scritto tutto in inglese, in francese, in tedesco e in spagnolo, in italiano non c'è scritto assolutamente, e anche in non so quale lingua sia. Comunque, vi dirò come mi ci trovo e vi farò sapere, chiaramente. Altra cosa che ho scelto è un prodotto di Pixi. Io ho preso il correttore che si chiama Pixi by Petra, ed è un correttore che dovrebbe andare a correggere, diciamo, in maniera un po' più importante l'occhiaia. Ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Ed è questo qui.
Non ho mai provato nulla di Pixi. Io ho preso la colorazione Brightening Peach, quindi dovrebbe andare molto ad illuminare l'incarnato, il contorno occhi, ma allo stesso tempo credo sia molto molto pigmentato, quindi ad illuminare, a correggere molto le occhiaie. Vediamolo un pochettino, il bottino è questo qui. Ripeto, io di Pixi non ho mai provato nulla, quindi sono molto molto curiosa. E il colore è questo color rosa pescato. Magari lo andiamo a vedere un po' più da vicino, andandolo a prelevare un po'. In effetti è molto molto pescato. Allora, io un'altra cosa di cui ultimamente non stavo acquistando sono i correttori nel pottino, perché li trovo un po' secchi, però questa colorazione qui che va un po' a correggere un po' meglio mi ha, diciamo, portato, mi ha convinta a prenderlo. Ecco, la colorazione questa qui è un color pesca che andrebbe proprio ad attenuare il contorno occhi, quindi le occhiaie. Spero non sia secco per il mio contorno occhi e vi farò sapere. Dovrebbe anche andare ad illuminare molto la zona. Speriamo un po', io di questo sono molto molto curiosa perché sono alla ricerca di un nuovo correttore, perché voglio cambiare il correttore che utilizzo, che sto utilizzando ultimamente, che è il correttore di Smashbox, che tra l'altro lo adoro. Voglio provare altri correttori, se avete dei suggerimenti su dei buoni correttori, illuminanti, non troppo secchi, abbastanza leggeri, ditemelo, perché questo qui vorrei utilizzarlo più per andare a correggere e poi andarci a mettere un correttore della mia colorazione, se non più chiaro, per illuminare. Quindi suggeritemi qualcosa, ho delle idee in mente, vediamo un po' se voi siete d'accordo con le mie idee. Altra cosa che ho preso, ultima cosa, è un siero. Qui praticamente mi sono data proprio l'ultima mazzata e sto parlando di un siero della Filorga. Questo qui è il Concentré Hydra Repulpante Intense, quindi è praticamente un siero rimpolpante molto molto intenso. Lo andiamo ad aprire. E il mio siero è terminato, il siero della, come sapete, il siero della Olenriksen mi è terminato, e mi è terminato anche il siero che ho trovato in una box di Look Fantastic dello scorso mese. Mi è anche terminato, anche perché essendo in mini size ci sta, ecco, e quindi avevo urgentemente bisogno di un siero valido, e quindi smanettando un po' sul sito di Look Fantastic ho trovato questo qui. Ce n'erano diversi, o meglio, quello che più mi ha allettato era proprio questo, ed è un siero rimpolpante concentrato, ed è questa la boccettina, ve la faccio vedere un po' meglio. E non lo so, io ripeto, con Filorga mi sto trovando molto bene, soprattutto la maschera che ho avuto, appunto, che ho trovato nella box, mi piace un sacco. Mi sono molto informata su questa azienda e trovo che sia un'azienda molto valida. Non se ne parla molto, secondo me, però, cioè, o meglio, a sufficienza, perché secondo me merita davvero tanto. La maschera, ripeto, veramente molto buona. Per darvi conferma, insomma, di quello che penso di questa azienda, proverò anche questo siero e vi dirò. Però davvero mi sono informata parecchio. Ha una politica un po' diversa, insomma, poco marketing, però qualitativamente i prodotti sono molto alti, e questa cosa mi piace davvero tanto, e vi dirò anche di questo qui. Andiamo a vedere anche com'è l'applicatore. Penso sia perché vedo qui che si pusha, penso sia a contagocce. In effetti è proprio così. Ops. Sa di... ha qualche fragranza... sa... buono, mi piace molto la profumazione. È da 30 ml, quindi dovrebbe comunque durarmi un bel po'. Sapete che io ultimamente prendo i sieri in mini taglia per provarli, quello di Olenriksen l'ho preso due volte perché mi ci sono trovata bene, però volevo cambiare, perché voi sapete io amo cambiare, e questo qui, insomma, nutro tante aspettative su questo prodotto, vi dirò anche di lui. E nulla, poi vabbè, un campioncino che ho scelto, questo qui sarebbe il campioncino, vabbè, una goccia di BC Minerale 89 per occhi, insomma, un siero contorno occhi. E questo era l'ultimo mio haul fatto da Look Fantastic, credo, penso, ce ne saranno tanti altri, maledizione a Look Fantastic. E nulla, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, se avete delle domande, qualche curiosità in più fatemi sapere, io vi mando un bacio come sempre e ci vediamo presto, ciao!